Buonasera e benvenuti al TG Prato. Si svolgeranno domani mattina a Vergaio i funerali di Mirko Reali, il 19enne trovato morto nel lago di Bilancino il 29 luglio scorso. Ieri si è svolta l'autopsia che ha confermato la morte per annegamento. Sentiamo. Si terranno domani mattina alle 9.30 nella chiesa di Vergaio i funerali di Mirko Reali, lo studente di 19 anni morto lo scorso 29 luglio nel lago di Bilancino. Ieri il medico legale di Firenze, Martina Focardi, ha effettuato l'autopsia sul corpo del ragazzo che ha confermato la morte per annegamento. Confermata la presenza di una ferita sul mento, quella che Mirko potrebbe essersi fatto sbattendo su un bagnante quando si è tuffato dalla piramide gonfiabile che la procura ha messo sotto sequestro. L'impatto potrebbe avergli fatto perdere i sensi, determinando poi il suo annegamento. Ipotesi probabile perché il ragazzo era un bravo nuotatore e perché lo stesso bagnante ha confermato di essere stato urtato da qualcuno, senza però dare peso alla cosa. A questo punto si tratta di accertare eventuali responsabilità in questa vicenda, in particolare la presunta mancanza di misure di sicurezza della struttura dove è avvenuta la tragedia, il Bahia. Nel registro degli indagati sono iscritti il responsabile del locale e i due bagnini in servizio quel giorno. Proseguiamo con la cronaca. Una tronchese, uno scalpello e uno spadino di metallo. C'era un piccolo arsenale nel marsupio del 53enne cinese fermato questa notte dalla polizia in via Erbosa. L'uomo clandestino è pregiudicato anche per reati contro il patrimonio, più volte arrestato o denunciato per furto di vino pregiato, ha attirato l'attenzione degli agenti della questura pratese perché alla loro vista ha cercato di defilarsi nel chiaro intento di sfuggire al controllo. L'uomo è stato denunciato a piede libero per porto ingiustificato di strumenti atti allo scasso. Vi ricordate il furto del ladro acrobata commesso all'inizio di aprile scorso al ristorante Pizza e Bollicine di via Baldinucci? Ebbene, oggi i carabinieri sono riusciti a individuare il responsabile. A tradirlo è stata la sua vanità, perché nell'appartamento, oltre alle confezioni di vino pregiato rubate dentro il locale, c'era l'articolo di giornale dove si parlava appunto di questo colpo, delle sue gesta. Sentiamo. La sua vanità gli è costata cara, è precisamente un procedimento penale per furto aggravato. È stato grazie ad un ritaglio di giornale sull'impresa del ladro acrobata al locale Pizza e Bollicine dello scorso 9 aprile che i carabinieri del nucleo investigativo di Prato sono riusciti a individuare e a far confessare l'autore del colpo che ha fruttato soldi, contanti e numerose casse di vino pregiato. Coordinati dal sostituto procuratore Lorenzo Gestri, i militari hanno raccolto una serie di forti indizi a carico di un pregiudicato pratese di origini siciliane di 58 anni. Le indagini, durate alcuni mesi, sono culminate con un decreto di perquisizione nell'abitazione dell'indagato, dove sono state trovate alcune casse di legno ormai vuote di vini e spumanti pregiati, le stesse rubate dal locale di via Baldinucci. Ma a fare la differenza è stato un ritaglio di giornale con la cronaca di Prato del 10 aprile che riportava le gesta del ladro acrobata, probabilmente un atto di vanità del malfattore. Di fronte alla mole di indizi raccolta, il pregiudicato ha confessato il furto durante un interrogatorio assistito dal difensore, raccontando anche in modo dettagliato la dinamica del colpo. Ora dovrà rispondere di furto aggravato. Le indagini dei carabinieri proseguono per accertare se l'uomo sia autore di altri furti o rapine commesse nella zona. Purtroppo i titolari del ristorante non potranno avere indietro niente di ciò che gli è stato rubato, perché vino e champagne sono stati rivenduti o bevuti dal ladro, che almeno non l'ha fatta franca. E ho di pro che momento